Benvenuti, viaggiatori dell'anima, in questa straordinaria avventura meditativa. Oggi intraprenderemo un viaggio dentro di noi, oltre i confini della mente e del corpo, per scoprire la bellezza nascosta dell'essenza che ci anima. Chiudete gli occhi e prendete qualche profondo respiro. Lasciatevi alle spalle le preoccupazioni quotidiane e lasciate che il vostro spirito si sollevi, come una piuma leggera, verso l'infinito dell'universo interiore. Siamo ora in un luogo senza tempo, immersi in una luce calda e avvolgente. Qui il tempo è sospeso e siamo liberi di esplorare l'universo interiore con curiosità e serenità. Iniziamo il nostro viaggio attraverso i ricordi. Scorrono come immagini in un antico album fotografico. Osserviamoli con gentilezza e senza giudizio. Sono parte di noi, ma non ci definiscono. Sono le storie della nostra crescita e dei nostri sorrisi, ma anche delle nostre sfide e lacrime. Accettiamoli come parte del nostro viaggio, poiché sono tessere preziose del mosaico dell'anima. Ora, lasciamo andare i ricordi e ci immergiamo nella profonda quiete del nostro essere. In questo spazio silenzioso, possiamo percepire la nostra connessione con l'essenza dell'universo. Siamo parte di un tutto più grande, una danza cosmica di energie e vibrazioni che ci collegano a tutto ciò che esiste. Continuando il nostro viaggio, raggiungiamo la camera del cuore. Qui risiede l'amore incondizionato, il nucleo stesso della nostra essenza. Sintonizziamoci con questa fonte d'amore infinito, lasciandoci avvolgere dalla sua dolcezza e comprensione. Possiamo anche perdonare noi stessi e gli altri per le ferite del passato, liberando spazio per la guarigione e la crescita. Attraversando i sentieri dell'anima, incontriamo i nostri sogni e le aspirazioni più profonde. Essi sono le guide luminose che ci spingono verso l'avventura e la realizzazione. Abbracciamoli con fiducia, poiché sono le chiavi per sbloccare il potenziale nascosto dentro di noi. Adesso ci concediamo un momento per nutrire il nostro spirito con gratitudine. Riconosciamo le benedizioni che ci circondano, le persone che amiamo, le esperienze che ci hanno insegnato, la bellezza della natura e l'opportunità di vivere questa straordinaria avventura chiamata vita. E mentre proseguiamo il nostro viaggio, lasciamo andare qualsiasi senso di separazione o solitudine. Siamo tutti parte di questa grande danza dell'universo e il nostro essere è intrecciato con il tessuto stesso dell'esistenza. Ora, giunti a un luogo di completa serenità, entriamo in contatto con il nostro sé più profondo. La nostra anima eterna e immortale. Questo è il nucleo incorruttibile che ci unisce a tutta la creazione. Accogliamolo con gioia e gratitudine, poiché è la nostra vera essenza, oltre ogni forma e contingenza. In questo spazio di pura consapevolezza, ci apriamo alla comprensione dell'universo e della nostra interconnessione con ogni forma di vita. Ci rendiamo conto che il nostro viaggio non è solo interiore, ma anche una danza sincronizzata con tutto ciò che ci circonda. Risvegliamo la consapevolezza dell'equilibrio tra il nostro essere individuale e la nostra parte universale.
Siamo, allo stesso tempo, gocce nell'oceano dell'esistenza e un oceano che contiene tutte le gocce. Questa dualità è parte integrante del viaggio meditativo, poiché ci guida verso una comprensione più profonda di noi stessi e del mondo intorno a noi. Nel silenzio interiore, impariamo a riconoscere le voci interiori che ci accompagnano costantemente. La voce dell'amore, della compassione, dell'accettazione e della saggezza. Incontriamo anche la voce del dubbio, della paura e dell'autocritica. Accogliamo tutte queste voci, senza giudizio, e le osserviamo come nuvole che si formano e si dissolvono nel cielo della nostra coscienza. Il viaggio meditativo è un viaggio verso l'integrazione di tutte queste voci interiori, dove impariamo a coltivare quelle che ci elevano e a lasciare andare quelle che ci trascinano verso il basso. Attraverso la consapevolezza, sviluppiamo la capacità di scegliere la direzione del nostro viaggio interiore, diventando artefici della nostra crescita spirituale. Sperimentiamo momenti di rivelazione e di illuminazione, come bagliori di luce che squarciano il velo dell'illusione. In quei momenti comprendiamo profondamente che siamo parte di un'infinita rete di connessioni, dove ogni azione e ogni pensiero hanno un impatto sull'intero universo. Lasciamo che il viaggio meditativo ci guidi anche attraverso la conoscenza delle nostre ombre. Esploriamo le parti di noi che spesso nascondiamo agli altri e persino a noi stessi. Osserviamo queste ombre con comprensione, consapevoli che sono parte integrante della nostra umanità. Accettandole e integrandole, diventiamo più interi e autentici. Il viaggio meditativo ci insegna a vivere nel momento presente, a gustare la bellezza dell'esperienza in ogni istante. Scopriamo che la meditazione non è solo una pratica isolata, ma uno stato di presenza che possiamo portare con noi in ogni aspetto della vita quotidiana. Man mano che il viaggio meditativo prosegue, sviluppiamo la compassione per noi stessi e per gli altri. Riconosciamo che ognuno sta affrontando la propria battaglia e che il cammino di ciascuno è unico e sacro. Attraverso questa compassione ci connettiamo profondamente con la natura umana e riconosciamo che tutti siamo collegati nel viaggio della vita. Nel profondo silenzio interiore scopriamo anche la saggezza intuitiva che risiede dentro di noi. Questa saggezza è come una guida interiore, una bussola che ci orienta verso scelte e decisioni che risuonano con la nostra vera essenza. Ascoltiamo questa saggezza, fidandoci della sua guida nel nostro viaggio. Con il cuore aperto e la mente chiara, raggiungiamo la consapevolezza di essere co-creatori della nostra realtà. Ogni pensiero, ogni emozione e ogni azione sono mattoni che costruiscono il nostro destino. Diventiamo architetti della nostra vita, scegliendo con cura gli ingredienti che plasmano il nostro presente e il nostro futuro. E mentre il viaggio meditativo giunge al termine, portiamo con noi questa consapevolezza e questo senso di pace interiore. Riconosciamo che possiamo tornare in questo spazio sacro ogni volta che lo desideriamo, perché il viaggio verso l'interno è una porta sempre aperta verso la scoperta di noi stessi. Che il vostro cammino sia illuminato dalla luce della saggezza interiore e che possiate vivere ogni giorno con la consapevolezza della vostra vera natura. Buon viaggio, esploratori dell'anima. Buon viaggio.
Thank you.